New York è una città molto cara, su questo non ci sono dubbi. A volte ho la sensazione che i prezzi, anche per noi che ci viviamo, siano fuori controllo. È stata sempre una città cara, le metropoli sono care, ma sono care per una ragione molto semplice, quindi non parlo solo di New York, parlo anche di Parigi, parlo anche di Londra, parlo di Hong Kong, di Dubai, tutte le metropoli, anche Milano. Se prendiamo Milano e siamo e veniamo da una città di provincia, ci renderemmo conto che Milano probabilmente è più cara, è percepita come più cara anche a livello di affitti, di cibo, di spesa, di tutto praticamente. E questo perché? Perché chiaramente le metropoli hanno una caratteristica che le rendono care, cioè sono luoghi in cui tutti vogliono andare. Semplice questione di domanda e offerta. C'è molta gente che vuole vivere a Milano, molta gente che vuole vivere a New York, quindi da adesso in poi mi concentro su New York, ma lo stesso ragionamento può essere fatto anche per Milano. Cosa vuol dire? Che quando molte persone vogliono stare nello stesso posto, il mercato fa in modo che venga selezionata la parte di queste persone che è disposta a pagare di più. Molti infatti non riescono a vivere a Manhattan, per esempio, perché a un certo punto diventa troppo costoso e accettano magari di andare a vivere fuori città e dare vita a quel fenomeno che è tipico delle metropoli, che è pendolarismo, cioè ci sono migliaia di persone che ogni giorno devono mettersi su un mezzo di trasporto, può essere pubblico o privato, metro, treno, auto soprattutto, e vanno al lavoro e accettano di fare la stessa cosa al ritorno. Quindi l'orario di lavoro, che di solito sono le 8 ore, finisce per estendersi ad almeno 10 ore. Manhattan da questo punto di vista è ancora più estremo, cioè c'è gente che si fa anche 2 ore di macchina per andare al lavoro. Però la concezione del tempo speso in viaggio degli americani è un po' diversa da quella italiana, nel senso che per gli americani 2 ore di auto sono fattibili, non è un tempo estremo. Considerate che loro per spostarsi in aereo da una parte all'altra ci mettono 6 ore, da una costa all'altra, e 6 ore a loro sembrano normalissime. Quindi diciamo che per loro fare un pendolarismo anche di 4 ore al giorno non è una cosa così strana. Però in genere non si arriva a tanto. Diciamo che il pendolarismo medio, non ho i dati sotto mano, però la mia percezione, saranno su 40 minuti, un 40 minuti il pendolarismo medio. Però perché le città appunto vengono percepite come care? Appunto perché c'è tanta gente che vuole venire. Pensate a New York, quanti americani vorrebbero venire a vivere qua per avere un'opportunità di lavoro? Quanta gente da tutto il mondo vorrebbe venire a New York per avere un'opportunità di lavoro? Quante persone sognano che questa città possa cambiare la vita? Da questo dipende il fatto che i prezzi siano alti. C'è un altro problema, chiaramente, è che gli stranieri, parliamo degli europei, in questo momento c'è un problema aggiuntivo. Il problema è la parità dollaro-euro. Se andate a controllare lo storico del dollaro e dell'euro, vedete che in passato l'euro era sempre un po' più forte del dollaro, 1,10, 1,15, 1,20, è arrivata anche a picchi, forse una volta arrivò anche 1,60, non lo so. Comunque, cosa significa che l'euro è più forte del dollaro? Che tu con 10 euro ti davano tipo 12-13 dollari, ora con 10 euro ti danno 10 dollari. Quindi con la parità il potere d'acquisto di chi paga in euro è inferiore, è percepito come inferiore. Io me ne rendo conto quando vado in Italia. Quando vado in Italia io pago in dollari in Italia, e pagando in dollari la mia fortuna è che appunto tutto mi conviene, perché un bel pranzo fatto in famiglia che pago 500 euro su 500 dollari. Io 500 dollari ci mangio in 3 qua in una steakhouse. In Italia 500 dollari ci mangiamo in 8, un bel pranzo a base di pesce. Quindi la percezione da questo punto di vista, non so questi che fanno qua, è molto cambiata. Quindi questo è un momento storico in cui agli americani conviene visitare l'Europa, ma agli europei magari non conviene tanto visitare dal punto di vista dei soldi da spendere, visitare New York.
però la gente ci viene perché giustamente vuole venire a New York e non gliene frega di pagare quel 10-15%. Un'altra cosa che ho notato, ma me l'hanno fatta notare i turisti, è che mentre i prezzi dei voli per venire dall'Italia a New York si sono mantenuti bassi, si riesce a volare anche con 400-500 euro a tate e ritorno, i prezzi degli hotel sono molto alti. Anche in questo caso, ragazzi, i prezzi degli hotel risentono della legge della domanda e dell'offerta. Dopo 2 anni di pausa, dopo 2 anni in cui non abbiamo potuto viaggiare, chiaramente adesso tutti vogliono viaggiare. Il prezzo degli hotel è un pricing dinamico. Cosa vuol dire? Che tende a cambiare in base allo stato di occupazione dell'hotel o alle prenotazioni. Se ci sono molte prenotazioni, i prezzi aumentano proprio perché l'obiettivo è quello di massimizzare il profitto. E visto che adesso le prenotazioni sono tante, i prezzi aumentano in modo tale da massimizzare il profitto. Quindi se verrete a New York avrete la sensazione che i prezzi sono molto alti, anche degli hotel. Quindi sì, il viaggio a New York è un viaggio che si fa per me quando si hanno a disposizione un po' di soldini da spendere. Io dico sempre, non ha senso venire a New York e stare a contare il centesimo, neanche bisogna sperperare, però la cosa migliore da fare è fare economia prima, cioè risparmiare prima di viaggiare a New York, anche 1, 2, 3 anni prima, e poi quando viene qua uno si toglie qualche sfizio, anche perché una volta si viene, non è che uno viene sempre. Quindi è un peccato dovessi privare di un qualcosa. Adesso inizia un NBA. È un peccato privarsi di una partita NBA perché magari non si è risparmiato prima, ed è una cosa che fai una volta nella vita. I prezzi dell'NBA sono alti, però se vi pigliate dei posti un po' alti, come di solito facciamo tutti, potete anche, insomma, trovarli ad un prezzo, come dico io, ragionevole. Però sì, vivere a New York ti fa confrontare con questa idea dell'estremamente caro. Io dico sempre, io pago quasi 6.000 dollari di affitto e probabilmente a fine anno aumenterà il prezzo. Io mi chiedo sempre, ma se uno ci pensa, no, questi sono prezzi folli, ne vale veramente la pena? Ovviamente ne vale la pena perché io qua ci lavoro, c'ho l'agenzia e quindi sono costretto a vivere quasi a New York per ragioni di business. Ma se uno non è costretto a vivere qua, no, e sta in smart working, ne vale davvero la pena, considerando che in tutto il resto del mondo, se uno va, oggettivamente riesce a pagare molto meno. Faccio un esempio molto pratico: con 6.000 euro al mese che uno paga qua di un affitto per una bella casa in un bel edificio, mettiamo che non so 6.000 euro, mettiamo anche che riuscite a trovare una sistemazione da 3.500 euro, no? Normale. Se volete vivere a Manhattan, meno di 3.500 è impossibile. Ma con 3.500 euro, uno necessariamente si chiede, ma se me ne vado a vivere, che ne so, a Lecce, con 3.500 euro, solo con i soldi di un affitto di una stanza, a Lecce con 3.500 mi acquisto una casa, mi faccio un mutuo e vivo anche bene. Quindi questo è il ragionamento che sempre si fa chi vive nella metropoli, cioè è un qualcosa che ci gira in testa, che ci frulla in testa, no? Però io credo che questo sia anche il nostro punto di forza, cioè avere la consapevolezza che uno prova a fare la sua vita nella metropoli, ma poi se le cose non vanno bene può andarsene in qualsiasi parte del mondo e godersi la vita lì, dove la vita costa meno, se a patto però che siate riusciti a crearvi una rendita, cioè a patto che vi siate organizzati in modo tale che ogni mese vi entrano in tasca un po' di soldi. Allora, se vi siete organizzati in modo tale che senza lavorare vi entrano in tasca un po' di soldi, mettiamo un 3-4 mila euro al mese, che è una rendita abbastanza semplice da fare se avete fatto le vostre scelte bene a New York. Ora, se avete 3-4 mila euro al mese, facciamo 3 mila euro al mese, no? Con 3 mila euro al mese a New York non vivi, o vivi malissimo, cioè vivi veramente nella povertà, cioè perché dovresti avere con 3 mila dollari al mese, dovresti pigliarti una casa in periferia. Potresti spendere al massimo 1.500-1.600, quindi trovi una topaia.
e col restante 1.500 a stento ci paghi le bollette e tutto. Ma con 3.000 euro al mese, se io andassi a vivere a Salerno, io ci vivrei tranquillamente, farei una vita normalissima. Con 3.000 euro al mese avrei probabilmente una casa normale, non vivrei nel lusso, nessuno vive nel lusso. Però con 3.000 euro al mese a Salerno, considerando che sei percepito anche uno che sta abbastanza bene, perché la gente manco ci arriva a 3.000 euro al mese, quindi quegli stessi soldi che ti permettono di vivere, di fare una vita misera a New York, ti potrebbero permettere di fare una vita agiata a Salerno, per non parlare poi di altri posti che sono ancora più economici. Puoi andartene, molti se ne vanno, che ne so, in Romania, in Bulgaria, in Portogallo, a Panama, dove la vita costa anche di meno. Quindi la mia consolazione è questa: io dico, io sto a New York, faccio tutto quello che devo fare, cerco di guadagnare il più possibile. Poi, nella peggiore delle ipotesi, se non potrò più permettermi questo stile di vita, io in qualsiasi altra parte del mondo andrò, potrò tranquillamente vivere bene, vivere decentemente con quei soldi che sono riuscito a generare in maniera automatica mensilmente. Questo è il mio obiettivo. Quindi per me New York è il punto massimo di vita. Cioè, quella è come giocare in Champions League, no? Un giocatore di Serie A gioca in Champions League finché se la sente, ce la può fare, riesce a stare a quei ritmi. Il giorno in cui quel giocatore di Serie A non riesce a stare a quei ritmi, cambierà. Andrà a giocare in una squadra più debole, andrà in Serie B, oppure eviterà. Allora, vedete davanti a me c'è uno a terra. Lo so. Bene, andiamo avanti, amici. Allora, immagini che si vedono a New York. Quindi io percepisco New York appunto così, da questo punto di vista, come un luogo, una metropoli in cui evidentemente tu vivi e ci stai finché puoi permetterti di fare questo stile di vita, altrimenti ti conviene andartene a vivere in un'altra parte del mondo. Ma io faccio un esempio, no? Accompagnai un mio amico a vedere una casa a Napoli quando sono venuto. È un appartamentino molto carino, molto carino, moderno. In zona mi pare fosse Ovomero, boh, non mi ricordo. Gli veniva a costare per lui solo 1.000 euro, che però avrebbe potuto tranquillamente chiedere di diminuire il prezzo, e gli costava 800 euro al mese. Con 800 euro al mese tu hai un appartamento carino in una bella zona di Napoli. E mica Napoli. Sì, lo so che molti pensano che Napoli sia una città pericolosa e tutto, però alla fin dei conti Napoli, se uno la giudica in maniera oggettiva, è una città che se un po' di soldi ce l'hai, è una città dove puoi vivere bene, per tante ragioni. Primo perché c'è un bel clima, oggettivamente la città è affascinante, c'è il fascino proprio di una ex metropoli, di un regno, perché veramente vivi anche con poco bene, perché è vicinissima a Roma, a Milano. Se prendi il treno a Roma ci arrivi in un'ora, cioè, capite? E allora io, cioè, e no, non dico che non ha nulla da invidiare a New York, sono città profondamente diverse. La più grande differenza è che a New York hai più opportunità e hai la possibilità di fare cose molto alla grande. Però dico io, se uno nella vita poi non ce la dovesse fare a mantenere i ritmi di New York, perché la città è troppo costosa, così, se si è messo un po' di soldi da parte, potrebbe andarsene a vivere, ed è di Napoli, potrebbe andarsene a vivere nella sua città, a Napoli. Quindi la mia sensazione è esattamente quella, cioè che New York è una città che vivi e che ti permetti laddove tu te la possa permettere. Quindi le fasi della vita a New York sono due: parti da zero, anzi sono tre. Parti da zero e va bene, hai pochi soldi in tasca, vuoi un'occasione di vita,
vuoi trovarti un lavoro, vuoi costruirti un futuro. Allora, parti da zero. Provi, rischi, cerchi ovviamente di fare qualcosa di importante. Ci riesci? Bene, ti godi New York, ci sei riuscito a scalare, hai una bella posizione economica, finanziaria, vivi in una casa bella, fai una bella vita, benissimo, hai raggiunto il tuo obiettivo, il sogno americano. Dopo, sei stato un po' di anni a New York, che fai? Bene, hai raggiunto la ricchezza, diciamo così, puoi decidere anche di rimanere a New York, tornarti in Italia a godere la ricchezza, dove con i soldi che guadagni qui, se riesci, se i tuoi soldi non sono legati al fatto di dover stare a New York, no? Le tue entrate sono state differenziate in modo tale che non dipendono dalla tua presenza a New York, puoi tranquillamente dire ok, sai che c'è, me ne vado da New York, me ne vado a vivere nella città da dove sono nato, me ne vado in un'altra città, posso stare un po' a New York, un po' a Miami, un po' in Italia. Difatti l'ideale per me è quello di vivere un po' qua e un po' là, cioè farsi i migliori periodi dell'anno in base alle città in cui siamo. Cioè, secondo me, scusate, non ha molto senso stare tipo tutto l'anno a New York, perché a gennaio, febbraio e marzo, che sono mesi freddi e tristi, che ci stai a fare a New York? Tanto vale che te ne vai da qualche altra parte. Quindi le tre fasi sono queste. Vieni a New York, ok, ce la fai, bene, ti godi New York. Dopo che ti sei goduto New York, che fai? Rimani a New York? Stai a New York come base e viaggi, o te ne torni a vivere in Italia o in un altro posto? Invece, se vieni a New York, ti impegni, non ce la fai, a quel punto o rimani un po' ai margini di New York, perché stai sempre lì in attesa di trovare un'occasione, oppure puoi fare un'altra cosa, che è una cosa molto intelligente, puoi dire ok, io sono venuto, ci ho provato, ho rischiato, non ce l'ho fatta, perché ragazzi, non è che tutti ce la fanno a New York, cioè anche che non ce la fanno. Sono venuto, ho rischiato, non ce l'ho fatta, decido di tornarmene a casa mia. D'altronde, anche se non ce la fate a New York, voi avete imparato comunque una lingua, l'inglese. Magari non l'avete imparata benissimo, però un po' l'avete imparata. E ragazzi, conoscere l'inglese è importante, non scherziamo. È veramente fondamentale. Potete anche, avendo conosciuto l'inglese, aspirare a delle posizioni superiori in Italia. Perché una delle cose, secondo me, che dobbiamo capire è che non è che tutti quelli che vengono a vivere a New York vogliono vivere a New York. Cioè, vengono perché magari vogliono provarci, però dentro di loro magari sognano di tornare in Italia. Sognano di farsi una vita vicino ai genitori, sognano piccole cose, ecco, il sognare piccole cose. Sognano di andare a trovare i genitori la domenica, crescere i propri figli, vedersi le partite allo stadio. Cioè, l'uomo, ci sono secondo me due parti che ci animano. Una parte, senza dubbio, è la parte ambiziosa, cioè la voglia che abbiamo ognuno di noi di emergere, di farcela, di migliorarci, di cambiare il nostro status, di non sprecare la traiettoria di vita. Quindi una parte di noi ci spinge a fare il massimo per migliorare il nostro status. E questa è una parte importante dell'uomo. La parte, diciamo, che ci rende simili ad Ulisse. Quindi questa smisurata ambizione che ci fa andare sempre oltre i limiti del conosciuto. E io mi sento molto come Ulisse da questo punto di vista. Cioè sento che questa parte in me è molto forte. Cioè la parte che mi spinge a superare i limiti. Ed è la ragione per cui sono venuto da zero a New York e rimango. Poi c'è un'altra parte altrettanto nobile dell'uomo, che è la parte che si realizza attraverso le relazioni in una comunità di persone in cui riconoscerci. E c'è la parte di tanta gente intelligente e brava che magari, pur di stare a Salerno e di vivere a Salerno dentro la propria comunità, accetta anche l'idea di fare magari lavoro sottopagati o di essere, diciamo, non soddisfatto. Magari dice ok, ho studiato sociologia, io conobbi un bidello
al tasso che aveva studiato sociologia. Ho studiato sociologia, ma pur di stare a Salerno mi accontento del posto come bidello, perché mi dà uno stipendio e posso stare nella mia comunità vicino ai miei affetti o vicino ai miei cari, e anche quella è una parte nobile. Ovviamente io non vedrei la cosa in termini così manichei, tutto bianco, tutto nero. Ognuno di noi è alimentato, secondo me, da queste due forze, la forza individualista e quella comunitaria. Queste due forze sono dentro ognuno di noi, solamente che in qualcuno emerge ed è più forte la spinta individualista, la spinta all'ambizione, in qualcun altro magari emerge di più la spinta comunitaria. Però ognuno di noi, secondo me, nella sua vita si chiede: sì, ma se me ne fossi andato a New York, cioè il famoso bidello del mio esempio, dentro di lui questa domanda ce l'ha. Ok, ma se me ne fossi andato a New York, così come senza dubbio chi viene a New York si domanda: e se me ne tornassi a vivere nella mia terra? Non dobbiamo vedere le cose. Tra l'altro, un'altra cosa che su cui ho ragione è che non dobbiamo pensare che nella vita prendiamo davvero sempre noi delle decisioni. A volte sì, sicuramente c'è la forza con cui cerchiamo di disegnare e di piegare il destino alla nostra volontà, però molte altre volte cerchiamo, secondo me, di adattarci alle situazioni che accadono. Cioè ci sono occasioni, cose che ci accadono, e cerchiamo di adattarci, di lavorarci attorno per emergere. Per esempio, magari può succedere che uno venga a New York perché si è innamorato di un'americana, magari non sognava di andare a New York, magari se ne voleva stare a Salerno, però, o a Milano, a Roma, a Parigi, però è successo che l'amore per una donna ha finito per sconvolgere i piani, per avere il dominio sulla nostra vita, e ce ne siamo andati a New York, e allora il destino ci ha portato là. Ma una volta che stiamo là cerchiamo di fare il massimo, il meglio. Questa è una cosa su cui ragiono molto io, cioè su come la vita alla fine sia la somma di scelte individuali, ma anche di eventi e soprattutto della maniera in cui noi reagiamo agli eventi. Quella famosa frase che dicono: l'importante non è cadere ma rialzarsi, è tremendamente vera. Cioè, dinanzi ad eventi traumatici che possono accadere a tutti nella nostra vita, la cosa più importante è andare avanti, guardare, non lasciarsi affossare. Io faccio sempre l'esempio dell'incidente. A tutti può capitare di avere un incidente in motorino, in macchina, così. Però c'è una parte che decide di rimettersi subito dopo al volante e un'altra parte di persone che magari rimane traumatizzata e non lo fa. E chiaramente siamo tutti d'accordo che la cosa migliore da farsi è rimettersi al volante e ricominciare. Però non è così facile. Dirlo, raccontando, è abbastanza semplice, ma spesso non è facile superare un trauma e c'è bisogno di qualcuno che ci aiuti. Questo per dire appunto questo, che nella vita è importante come si reagisce agli eventi, come si inizia a costruire sugli eventi. Anche la peggiore delle cose, anche a livello imprenditoriale, quando succede qualcosa di negativo, e succede, io ogni volta che ho fatto qualche errore, non dico che sono stato felice, perché non sei felice, però ho pensato che